Benvenuti, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, sto testando per la prima volta la nuova macchina da presa che ho acquistato grazie a Prime Day. È la Sony FDR AX33, è questa, la vedete. E ho approfittato dei vari buoni che avevo e del fatto che fosse abbastanza scontata. La trovate ancora adesso scontata. Da più di 800 euro è passata a non molto di più di 400. Trovate il link in descrizione sotto nel caso in cui vi piacesse il modo in cui filma e quant'altro. E come potevo inaugurarla? Quale modo migliore che non fare la reaction di un trailer che stavo aspettando? Se vi ricordate bene, qualche giorno fa insieme alla Svet avevo fatto la reaction del teaser trailer dell'undicesima stagione di Doctor Who, quella con il cosiddetto Dottore Donna, interpretato da Jodie Whittaker, interpretata in realtà, tutte quelle collanine perché mi stavano dando fastidio, e fondamentalmente adesso che c'è il Comic Con di San Diego in corso, stanno uscendo un sacco di trailer dei film e delle serie TV più disparate, e mentre parlo poco fa è uscito quello di Doctor Who stagione 11, quindi lo guardo e poi ne parliamo brevemente, perché quello che avevo da dire in realtà l'ho già detto nel video precedente a questo, che trovate nelle schede di questo video, anche linkato in descrizione qui sotto, quindi vediamolo e poi se ne discute. Ma che tenerezza! No, poi il Companion mi piace un sacco, fa molto anni 60, molto molto primo dottore. No ragazzi, lei è troppo il sesto, mi piace un casino. Qua ancora i vestiti di capanna. Dai. Cacciavite sonico! Altro trailer breve, ma che mostra molto di più questo nuovo dottore. E io avevo già detto che non abbraccio assolutamente quelle polemiche riguardanti il dottore donna, perché per me ci sta tutto, anche perché sono anni e anni che ci stanno preparando a questa cosa. Prima con qualche battuta qua là, nella serie con Smith, nella puntata La moglie del dottore, quella con il TARDIS che si umanizza, scritta Neil Gaiman tra l'altro, l'undicesimo parlava per l'appunto di questo signore del tempo che chiamavano il corsaro, che poi a un certo punto era diventato una donna, e diceva era una ragazzaccia, c'è anche la battutina a sfondo sessuale. Poi ci hanno mostrato il maestro donna, Missy. Poi ancora c'era quel signore del tempo nella nona stagione che diventava donna di colore dopo che moriva, tra virgolette, e infine ecco che arriva il dottore donna. Io sono contentissimo, è un bel modo di rinnovare la serie, è coerente con la narrazione, perché non si tratta solo di una roba di marketing legata per l'appunto al girl power, al femminismo in generale, che vengono sfruttati tanto commercialmente nell'ultimo periodo, perché comunque il dottore potrebbe diventare anche un alieno, si era già detto. Questo trailer mi è piaciuto, un alieno nel senso d'aspetto, cioè non umano, capito? Volendo potrebbe anche diventare un mostro a sei teste, per quello che ne sappiamo. Può diventare qualunque cosa, stava diventata una donna dall'aspetto umano. Quindi il trailer mi è piaciuto, lei sembra veramente in parte, è tenerissima, peraltro l'outfit che ha, come ho detto, è molto simile a quello del sesto, però non troppo, capito? L'ispirazione è quella, ogni dottore della serie contemporanea si ispira più o meno vagamente a qualche dottore della classica, così come Capaldi era tantissimo il terzo dottore John Pertwee, anche se effettivamente aveva anche qualcosa del primo, poco poco. Poi il quarto si ispirava abbastanza a Tom Baker, insomma ognuno ha preso un po' ispirazione. Questo dottore sembrerebbe un po' simile al sesto. Io lei non vedo l'ora di vederla, non vedo l'ora di vedere che cosa ha combinato Chibnall, che è il nuovo showrunner, creatore showrunner di Broadchurch, in cui tra i protagonisti c'è proprio Jodie Whittaker nei panni di Beth Latimer, la moglie del piccolo Latimer, che nella prima stagione per appunto viene ucciso, ed è intorno a quello che ruota il mistero, bisogna capire chi l'ha ucciso. E niente, io sono abbastanza convinto che potrebbe essere una grande stagione. La decima, meh, non mi aveva fatto impazzire. Mi spiace un po' per Bill,
che come companion è stata subito accantonata. Questi tre companion mi piacciono perché il fatto di avere più companion, diversi tra loro anche come età, fa tanto serie classica, primo e secondo dottore, quindi Hartnell e Troughton. Vedremo cosa sarà. Sicuramente è una ventata d'aria fresca per lo show che inizia a perdere un po' di pubblico. Questa è una mossa coerente che potrebbe avvicinare il grande pubblico, chi lo sa? Fatemi sapere nei commenti sotto cosa ne pensate, perché voglio sapere la vostra opinione. Vi abbraccio, grazie per seguire tanto, ma tanto, ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo video.